Del nome dell'insegnante Global Teacher Prize, Gilda TV si è interessata più volte in occasione della designazione di due insegnanti italiani, Daniela Boscolo e Daniele Marri, tra i 50 docenti più bravi del mondo. Il concorso si è concluso con l'assegnazione del premio di $1 milione alla docente migliore del mondo. Ascoltiamo insieme a Roberta Spadaccini i momenti più significativi della cerimonia tenutasi a Dubai. You Raise Me Up ha aperto la cerimonia di premiazione. A questa serata hanno partecipato diverse personalità, sia del mondo politico che culturale. Il Global Teacher Prize, iniziativa della Varkey Foundation, non è solo un premio in termini di denaro, ma permette agli insegnanti di farsi conoscere da organizzazioni in grado di sostenere i loro progetti pionieristici e che sono capaci non di riempire un secchio, ma di accendere un fuoco, come sostiene il poeta irlandese Yeats. Il presidente della Repubblica del Ruanda ricorda la sua breve esperienza da studente rifugiato. Nonostante le condizioni difficili, i suoi insegnanti sono andati molto oltre il loro dovere. Anche senza strutture, senza libri, hanno continuato ad insegnare e i ragazzi ad imparare. Bill Clinton crede che questo premio serva a risvegliare l'attenzione verso una professione così importante come quella dell'insegnante. Quando ho scritto la mia autobiografia, ha raccontato Clinton, uno degli editori mi ha detto che non credeva ricordassi i nomi dei miei insegnanti. E ha aggiunto, non sarei mai diventato il presidente degli Stati Uniti d'America senza i miei insegnanti. Mi hanno insegnato ad immaginare, a capire, pensare e sognare, mettere le cose insieme e capire le persone. Tra i 50 docenti scelti tra i 5.000, 10 sono arrivati alla finale. Il premio Nobel per l'insegnamento va a Nancy Atwell, che chiude la cerimonia con il suo discorso. Il metodo della vincitrice si basa sulla lettura e scrittura dei libri. I suoi studenti ne leggono almeno 40 l'anno, scelti da loro stessi, così molti dei suoi allievi sono diventati scrittori. Ringrazio Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il presidente Bill Clinton e il signor Sunny Varkey, che è il creatore del premio Nobel per l'insegnamento. Sono onorata di ricevere questo premio, soprattutto in compagnia di questi straordinari insegnanti. Condividiamo un pensiero essenziale. Il poeta inglese John Masefield scrisse: «I giorni che ci rendono felici ci rendono saggi. Noi 10 sappiamo che è vero. Impegnarsi nel compito richiesto, che sia insegnare o imparare, è il mezzo per raggiungere l'eccellenza. La sfida dell'insegnamento mi coinvolge da più di 40 anni. Ho imparato e sto ancora imparando come trasformare la scuola in un luogo di felicità e saggezza per i miei studenti e per me stessa. Amo questa sfida, amo il mio lavoro. Spero di trasmettere ai giovani questa passione per l'insegnamento. È un privilegio instaurare rapporti con i bambini, sviluppare metodi per migliorare la loro vita, insegnare il rispetto per le altre persone in tutto il mondo». La professoressa Nancy Atwell chiude il suo intervento con questo messaggio. Sono grata alla Fondazione Varkey per aver riportato alla luce l'importanza della professione insegnante. È tutto, a te la linea Paola. Grazie Roberta e un saluto da Gilda TV.